piazza gremitissima e piena di persone per festeggiare il carnevale di Offida, un carnevale storico. Prova a raccontarci un po' le origini di questo evento. Sì, davvero una piazza incantevole quest'anno. Il 2017 forse va ricordato anche per un carnevale relativamente lungo. Abbiamo aperto il 17 gennaio come consuetudine dal 1600 ad Offida, quindi parliamo davvero di un carnevale che ha quasi 500 anni. E fino alla conclusione questa sera, fra poco, con la straordinaria processione dei Velours che concluderà e in qualche modo il fuoco, la purificazione ci purifica da tutti gli eccessi, diciamo, di questo straordinario carnevale. Come è strutturata la manifestazione dei Velours, la processione Velours? Allora, i Velours, tengo a precisare, anche loro hanno origini, diciamo, 1800esche, erano una sorta di conclusione delle giostre cavalleresche che si facevano nel 1800 ed erano un po', diciamo, la conclusione ma anche uno strumento per illuminare quando all'imbrunire le giostre non erano finite e quindi in qualche modo illuminavano i percorsi di queste giostre. Oggi è diventato il simbolo della conclusione del carnevale storico di Offida e quindi questa straordinaria manifestazione, vedremo migliaia di Velours, questi fasci di canne riempiti di paglia che sfileranno in un percorso del centro storico e poi in questa piazza, diciamo, concluderanno degnamente questo straordinario carnevale.